assessore Barmaras ha facoltà. Grazie, grazie Presidente. Allora, in questo mio intervento sull'ospedale vorrei solamente riallacciarmi un po' a quello che ha detto consigliere Baccega, che ha aperto la discussione su questo argomento, non tanto per quanto riguarda l'ospedale, ma su quello che riguarda la sanità in Valle d'Aosta, che a mio avviso è stata maltrattata in questi ultimi anni. Come ha ricordato il consigliere Baccega, e lui sicuramente lo sa meglio di me, si sono succeduti 5 o 6 presidenti della giunta, penso consigliere Baccega, e altrettanti assessori alla sanità in pochi anni. Questo sicuramente non ha fatto bene alla sanità valdostana. Non ha fatto bene perché io devo dire un po' da profano, non capisco se questo assessorato non piace, o in qualche motivo diventa sempre motivo di scontro, a volte anche politico, a volte anche non politico. Ma sicuramente tutto ciò non è propedeutico al funzionamento di una sanità. Io mi associo anche nelle altre parole del consigliere Baccega quando ha detto che gli operatori sanitari sono stanchi, ma è stanco anche tutto l'apparato amministrativo, perché si sente in un momento in cui da più di un anno bisogna combattere una pandemia, un'emergenza sanitaria senza precedenti, perché forse ogni tanto ce lo dimentichiamo, si continua a essere sotto attacco sotto vari punti di vista, politici non solo, e anche da parte dell'opinione pubblica, o perlomeno da una certa parte dell'opinione pubblica che magari in maniera un po' così incauta attacca la sanità, il che non vuol dire attaccare l'assessore alla sanità, ma un sistema. Il clima che si respira, in particolare sia per quanto riguarda i sanitari che sono stanchi, perché ho lavorato nei reparti Covid in condizioni ovviamente critiche, difficili, cercando di mantenere un servizio sanitario, dicevo appunto sono molto stanchi, ma lo sono molto stanchi anche tutti gli amministrativi, tutti coloro che devono prendere tutti i giorni delle decisioni e non sanno se queste decisioni possono comportare magari delle problematiche di altra natura. E quindi questo ritarda ulteriormente la macchina sanitaria e a mio avviso le sta creando veramente dei problemi importanti. Io penso che la sanità abbia bisogno soprattutto e sia degna di rispetto in questo periodo e in questo ultimo anno e speriamo che finisca presto la pandemia. Rispetto perché se la sanità non risolve i problemi non risolviamo nulla, non risolviamo nulla. I problemi economici sono importantissimi. Ma se qualcuno ci è già passato attraverso qualche malattia importante, magari ha anche pensato che magari si va a mangiare un piatto di spaghetti alla Caritas, ma però si rimane vivi, mentre se la sanità non funziona, tutto ciò non c'è. Per questo per dire che la sanità è veramente importante. La sanità è anche un ambito veramente difficile, perché è uno degli argomenti in cui si parla tutti. Quando ci si laurea in medicina si fanno 6 anni di medicina, se si faceva chirurgia generale si facevano altri 6 anni di specializzazione, sono 12 anni. Ai miei tempi si faceva fisica nucleare in 4 anni, ma nessuno osava parlare di fisica nucleare perché non sapeva niente, ma tutti parlano di medicina, questa è la democrazia ed è giusto che sia così, per cui si sente di tutto. Questo per dire che comunque è un ambito molto difficile nel quale lavorare e bisogna fare molta attenzione perché dalla sanità dipende la vita di tutti noi tutti i giorni. Quindi io chiederei veramente una massima responsabilità e rispetto per questo ambito, che è l'ambito sanitario. Detto questo, vorrei spendere 2 parole sull'ospedale, esprimendo ovviamente un'opinione personale, che è un po' l'opinione che io ho già espresso quando sono stato audito in terza e quinta commissione congiunte. Il progetto ospedale è un progetto che l'assessorato ha trovato, già avviato da anni con tutte le sue criticità che si erano espresse ultimamente soprattutto con il ritrovamento diciamo, del sito archeologico e tutto ciò che c'è nel sito archeologico. Questo sembrava essere l'ostacolo principale a proseguire su questa strada. Questo ostacolo è stato obiettivo di questa amministrazione cercare di superarlo, perché questo era il progetto che avevamo, quindi un progetto di un ospedale H24 in prossimità del Parini, come ho già detto più volte,
E in questo si è speso l'assessorato, cercando di fare, come ho già detto, parlare la soprintendenza con la progettazione per poter arrivare a una soluzione, anche perché lo scopo principale, o perlomeno quello a cui ho puntato dall'inizio, è quello di dare ai valdostani l'ospedale, la struttura ospedaliera che si poteva costruire nel più breve tempo possibile. Questo è sempre stato. E questo è anche quello che chiedo io da operatore sanitario, perché al di là di come uno può pensarla o come possono pensarla i sindacati, quello che gli operatori sanitari, vi prego di credermi, vogliono che costruiamo qualcosa nel più breve tempo possibile. Per cui questo è quello che ha cercato di fare l'assessore. Si è arrivati a una soluzione, almeno apparentemente, tra la progettazione e la soprintendenza, una soluzione affascinante, come ha detto il consigliere Di Stort, giustamente gli architetti e il loro lavoro, creare delle immagini che affascinano, e devo dire che il progetto mi ha affascinato. Però direi che il sito archeologico ancor più, secondo me, determinato una scelta, che è quella di fare l'ospedale in quella sede, perché sinceramente penso che costruire un ospedale da un'altra parte non avrebbe portato, conoscendo quello che è successo in questi ultimi anni, alla costruzione di un sito museale, se non chissà quando, e un recupero del vecchio ospedale Farini, che siamo costellati di purtroppo monumenti che non sono mai stati portati a termine in tutta la regione, e secondo me questo sarebbe stato purtroppo probabilmente l'esito della costruzione di un ospedale in un altro sito. Quindi a maggior ragione io ritengo che la scoperta del sito archeologico imponga la costruzione del nuovo ospedale in quella sede, così come è anche già espresso da alcuni esperti della famosa commissione di valutazione del sito archeologico. Quindi la mia opinione è che sia opportuno costruire l'ospedale Parini in quella sede, è un ospedale H24. H24 vuol dire che lì ci sono i reparti di degenza, sale operatorie, pronto soccorso e eliporto. Questo vuol dire che se i tempi vengono mantenuti avremo comunque una struttura con queste caratteristiche, quindi sale operatorie, reparti di degenza, pronto soccorso e tutto quello che riguarda la radiologia, perlomeno riferita e riservata a quella parte di ospedale, se tutto funziona, in 3-4 anni. Dopodiché bisogna giustamente arrivare alla ristrutturazione di quello che è il vecchio ospedale Parini, che secondo me anche in questo caso vuol dire sapere cosa fare del vecchio ospedale Parini, mentre tutte le altre opzioni sono, per carità, tutte da prendere in considerazione, ma per esempio per un ospedale di comunità, sarebbe un ospedale di comunità enorme, una casa della salute. La casa della salute è un poliambulatorio, niente di più, solamente gestito in 12 ore invece che solamente in alcuni orari, e quindi a mio avviso non potrebbe essere una riconversione di questo tipo, mentre io lo vedo in maniera molto importante come appunto quello che è previsto, cioè un polo dove vengono messe l'H12, cioè vuol dire il day hospital, dove si crea un polo materno-infantile, dove si può finalmente mettere la psichiatria. Il problema Covid a cui si fa riferimento è un problema, anche se io spero che fra 4-5 anni il problema Covid non ci sia più, perché se il problema Covid fra 4-5 anni vuol dire avere 100 pazienti ricoverati, penso che i problemi diventino comunque altri. Comunque il fatto di avere comunque una struttura creata in due poli sicuramente permette di separare, ammesso che si voglia utilizzare tale struttura per fare una struttura COI, permette di separare completamente i percorsi, cosa che in una struttura, in un monoblocco, che sarebbe poi quello che verrebbe costruito facendo da un'altra parte, sarebbe indispensabile creare dei percorsi completamente separati, perché in quel caso effettivamente avremo la convivenza nella stessa struttura di pazienti affetti da COVID e pazienti invece non affetti da COVID. Quindi il fatto di avere un sito ospedaliero, un centro ospedaliero strutturato in due strutture potrebbe essere positivo, tenendo sempre presente che avremo comunque sempre un Beauregard, quindi un terzo sito in cui, dotato di sala operatoria in cui si può ricavare facilmente una rianimazione, che potrebbe essere utilizzato all'uopo. I tempi di costruzione del nuovo ospedale, stando quando mi hanno, io penso siano stati molto onesti, perché ho incontrato i rappresentanti del comitato, e molto onestamente mi ha detto che si parla di 10 anni. Quindi la differenza tra un H24 adesso e un ospedale, per carità, magari più completo, sono 5 anni di differenza. Quindi, come dicevo prima, avremo comunque tutta una serie di attrezzature, strutture ad alta tecnologia
nell'arco di 4 anni, mentre nell'altro caso dovremmo comunque aspettare circa 10 anni, se non sono 10 sono 8, ma questa è l'entità temporale. Per quanto riguarda il fatto che la struttura sia idonea, questo vabbè, si sono espressi dei tecnici, il consigliere Di Storto ovviamente è un tecnico, quindi io non entro nell'argomento strutturale antisismica, problemi di questo tipo che non sono di mia competenza. Però quanto dicono i progettisti, questo progetto è un progetto che dovrebbe essere attuale fino al 2050, se non sbaglio. Per quanto riguarda le tecnologie, io penso che una cosa sia il contenitore e una cosa è quello che ci mettiamo dentro. Anche in questo vecchio ospedale Parini, che è stato così tanto bistrattato, abbiamo fatto una sala ibrida che è sicuramente, penso, la massima espressione tecnologica di una sala operatoria in questo momento. Il consigliere Spelgatti prima parlava di inversioni di flussi, perché sono tutte cose giustissime, bellissime, inversione dei flussi dell'aria. Sempre in questo bistrattato ospedale Parini abbiamo invertito i flussi permettendo di utilizzare delle strutture come le sale operatorie o l'ex UTIC per metterci dei pazienti Covid, perché quindi questo tipo di tecnologia di fatto ce l'abbiamo anche adesso e a maggior ragione penso che ce l'avremo assieme a tante altre innovazioni tecnologiche nel nuovo ospedale. Quindi io distinguerei da quello che è la struttura, e concordo su certi aspetti che ha detto prima il consigliere Di Stort, che va programmato anche non solamente il dentro ma anche il fuori, perché c'è tutto un aspetto architettonico anche nel programmare il verde o quanto possibile. Questo penso si possa fare ovviamente chiedendolo ai progettisti quando faranno, ovviamente, spero, la variante all'esecutivo. Quindi, a parte alcuni aspetti, penso che l'ambito tecnologico sia un ambito del tutto discutibile, nel senso non discutibile nel senso negativo, ma nel senso che va valutato. E come sempre penso che sia una questione di risorse economiche, perché la sanità costa tanto, e quindi noi possiamo mettere dentro l'ospedale tutte le tecnologie migliori del mondo, le sale migliori del mondo, basta avere i soldi per farlo. Quindi da questo punto di vista non penso che un ospedale costruito da un'altra parte possa ritenersi tecnologicamente più avanzato. E ovvio tutto ciò costa, come ha ricordato anche prima il consigliere Baccega, noi investiamo circa un terzo forse di quello che è il bilancio regionale in sanità, le altre regioni italiane investono il 70%, questa è la differenza tra noi e gli altri, però nonostante questo penso che la sanità sia un'ottima sanità, come ho sempre detto, e continuo a sostenerlo. Per quanto riguarda il fatto che l'ospedale debba essere inserito in uno studio più ampio, che è quello della sanità anche territoriale, ma su questo non ho dubbi, ma sanità territoriale vuol dire piano sociosanitario che non abbiamo dal 2013, e mi sembra difficile che adesso si possa in 6 mesi fare un ospedale nuovo, riprogrammarlo, vedere tutta la sanità territoriale, scriverla, decidere dove fare gli ospedali di comunità che andranno fatti, andranno valutati, i parametri li sappiamo, sono uno ogni 80.000 per quanto riguarda gli ospedali di comunità e mi sembra uno ogni 20.000 per quanto riguarda le case della salute. E in questo senso l'assessorato ci sta lavorando da mesi, tanto è vero che a giugno o i primi di luglio verrà presentata in commissione quelli che sono i primi atti del piano sociosanitario. Ma a mio avviso, proprio perché ritengo che la fretta, non la fretta in senso negativo, ma l'urgenza di avere una struttura sanitaria sia il principio che ci deve guidare in maniera prioritaria, penso che non possiamo aspettare di vedere il piano sociosanitario, decidere dove fare questi ospedali per iniziare a costruire l'ospedale, perché questo porterebbe, a mio avviso, ma ovviamente è un'opinione personale, un ulteriore ritardo in quello che è la costruzione dell'ospedale, che a questo punto, secondo me, non è più accettabile. Grazie a tutti. Si è prenotata da remoto l'assessora.